Un tifoso ha minacciato di colpire i giocatori e un altro ha cercato di baciare Ronaldo. Ecco 23 momenti in cui i tifosi hanno esagerato, ma iniziamo con qualcosa di innocuo. Due tifosi vestiti da tartarughe ninja hanno fatto irruzione in campo per abbracciare Mbappé. Perché Mbappé? Perché i suoi compagni di squadra scherzavano sul fatto che assomigliasse a una tartaruga ninja. Un gesto divertente e innocuo. Tutto il contrario di alcuni fan di cui stiamo per parlare. Ad esempio, il nostro numero 22. Tottenham contro Arsenal. Un derby sempre acceso. Il portiere Ramsdale ha baciato lo scudetto dell'Arsenal dopo il fischio finale, proprio davanti ai tifosi degli Spurs. Richarlison non ha gradito e nemmeno i tifosi. Questo ha calciato il portiere. La rivalità fa parte dello sport, ma questo ha superato il limite. Il tifoso ha ricevuto una multa di 100 sterline e una sospensione di 4 partite. Chi non vuole una foto con Ronaldo? Questo fan però ha esagerato. Sembrava quasi che volesse baciare Ronaldo. E anche all'europeo la vita non è stata facile per Cristiano. Molti tifosi fuori dall'hotel, molti invasori di campo. Ma questo tifoso dopo la partita ha davvero esagerato. Sembrava che volesse dare un calcio in faccia a Ronaldo, ma la pronta reazione dello steward ha evitato il peggio. E siamo solo all'inizio, dobbiamo ancora arrivare a questo tifoso. Ma prima, la finale di Carabao Cup tra Chelsea e Liverpool. La partita andò ai tempi supplementari e poi, poco prima dei calci di rigore, il Liverpool segnò il gol decisivo. Il Chelsea era estremamente deluso, poi è arrivata la cerimonia di premiazione sugli spalti. Il Chelsea, in quanto squadra perdente, doveva salire per primo. Un tifoso del Liverpool ha preso in giro Enzo, che è stato poi incoraggiato da un compagno di squadra a continuare. Ah, la vita da professionista del calcio non è facile. I giocatori del Real Madrid lo hanno imparato a proprie spese nel 2015. All'epoca c'era un testa a testa tra Barça e Madrid, ma nel classico il Barcellona ha battuto il Madrid e questo ha probabilmente significato la fine dei loro sogni di vittoria del titolo. I tifosi del Real Madrid erano furiosi e hanno aspettato i giocatori fuori dal campo di allenamento. Un pugno all'auto e un pugno in faccia a Rodriguez. Sergio Ramos si è fermato per affrontare il colpevole, ma il ragazzo non si è preoccupato e ha colpito l'auto di Bale. Anche Messi viene assalito dai tifosi di tanto in tanto. Ecco come si è comportato qualche anno fa all'uscita del campo di allenamento del Barcellona. Ma una delle scene più assurde per lui è stata questa partita amichevole tra Argentina e Giamaica. Durante la partita ci sono stati parecchi invasori di campo, questo poco prima della fine, però ha davvero spaventato Messi. E poi è stato quasi placcato a terra dalla sicurezza. Passiamo al nostro numero 16, che ha dato scandalo durante la sconfitta del Tottenham in FA Cup. Nel 2020 il Tottenham è stato eliminato ai calci di rigore contro il Norwich, una partita che avrebbe dovuto vincere, e poco dopo il fischio finale è successo questo. Eric Dier si è precipitato sugli spalti e ha affrontato un tifoso. Perché? Mi ricordo una testa. Anche Jack Grealish ha spesso affrontato la rabbia e l'odio dei tifosi, come abbiamo mostrato in un altro video. Ma nella partita contro il Leeds le cose sono andate diversamente. Anche se è stato bersagliato di oggetti, si è messo a ridere. Ah, Ronaldo e i tifosi del Barcellona non saranno mai amici. Non c'è da stupirsi, spesso veniva insultato durante le partite, come nel 2012 durante il Classico, ma quando Ronaldo segnò il 2-1 ebbe la risposta perfetta per tutti i tifosi. Qualcun altro che è stato spesso insultato dai fan? Luis Suarez. Le ragioni erano tante, come i morsi, il fallo di mano intenzionale contro il Ghana e la sua teatralità, che lo ha reso particolarmente impopolare durante il suo periodo a Liverpool, perché agli inglesi non piacciono i tuffi. Nel 2012, nella partita contro il Fulham, i tifosi lo insultarono chiamandolo re dei tuffi. Inoltre il Liverpool non stava giocando bene, non riusciva a segnare e poi ecco. Il Fulham vince e dopo la partita Suarez perde le staffe.
Sì, non è stata la risposta migliore. La Lega inglese lo ha quindi sospeso per una partita e poi succede sempre che i tifosi insultano i giocatori avversari, ma con il nostro numero 12 il giocatore è stato insultato dai suoi stessi tifosi. Era il 2019, l'Arsenal giocava in casa contro il Crystal Palace. Le cose non stavano andando bene per l'Arsenal e al 61esimo minuto una sostituzione. Il capitano Xhaka doveva uscire ed è stato fischiato dai suoi stessi tifosi. Xhaka era furioso, ha gettato a terra la fascia da capitano, ha impercato contro i tifosi e questo li ha fatti arrabbiare ancora di più. L'allenatore Unai Emery ha nominato capitano un altro giocatore e sembrava che il tempo di Xhaka all'Arsenal fosse finito. I tifosi non lo dimenticheranno mai. E poi come capitano non dovresti comportarti così, ma anche i tifosi non si sono comportati bene. Fischiare un proprio giocatore e Xhaka non stava nemmeno giocando male, è stato sostituito per motivi tattici. Xhaka si è scusato, ma è stato bandito dalla prima squadra. Poi l'Arsenal ha assunto un nuovo allenatore, Mikel Arteta, che riportò in campo Xhaka, che poi rifiorì. Nel 2023 si è trasferito al Leverkusen e in un amichevole tra Bayern e Arsenal qualche settimana fa abbiamo visto che i tifosi dell'Arsenal lo hanno perdonato da tempo. Problemi con i tifosi, lo abbiamo visto anche al Manchester United nel 2009. Come si fa a far arrabbiare i tifosi? Trasferendoti dai tuoi rivali cittadini. È esattamente quello che ha fatto Carlos Tevez quando è passato dallo United al Manchester City. Quando le due squadre si sono incontrate il giorno 6, l'atmosfera era già calda. La partita è stata molto intensa e al 90esimo minuto lo United era in vantaggio per 3-2. Ma poi... un gol per il City, ma c'erano ancora i tempi supplementari. Comes out to Giggs. What a pass! Michael Owen! Owen ha segnato il 4-3 all'ultimo secondo e l'Old Trafford si è scatenato. Compreso questo tifoso che ha cercato di correre in campo per festeggiare con i giocatori, ma gli steward lo hanno subito bloccato e questo giocatore del Manchester City non era entusiasta della bravata. Non era la prima volta che Bellamy aveva problemi con un tifoso dello United. Un anno dopo, un tifoso dello United lo colpì alle spalle in un bar. Perché? Il tifoso disse che Bellamy giocava per il City. Non è facile essere un giocatore in Inghilterra. Anche il nostro prossimo giocatore ha avuto a che fare con le cattive azioni dei tifosi. Quando il Donetsk giocava a Kiev, il brasiliano Tyson subì insulti razziali per tutta la partita. Al 74esimo minuto non ce l'ha fatta più. È comprensibile che sia stata dura per lui, ma poiché non gli era permesso reagire in quel modo, l'arbitro gli ha dato il cartellino rosso. Che ne pensi? È stata la decisione giusta? Passando a qualcosa di più leggero, nel 2012 c'è stato questo incidente. Il capitano dell'Everton ha cercato di far ragionare il ragazzo, ma non è servito. L'uomo si è rifiutato di andarsene volontariamente. Ma perché l'ha fatto? Per protestare contro la politica climatica? No, a causa di Ryanair. Secondo l'uomo, la compagnia aerea aveva assunto sua figlia per poi licenziarla poco dopo. E dato che il capo di Ryanair era allo stadio, il tifoso voleva protestare contro le azioni della compagnia aerea. Una bravata pazzesca, il tifoso che corre in campo e minaccia i giocatori deve ancora arrivare. Ma prima, questo incidente dall'Inghilterra, dove il portiere è stato buttato a terra. Sheffield contro Leeds. Lo Sheffield passa in vantaggio, ma il Leeds pareggia. Uno scandalo. Il portiere Kirkland è stato fortunatamente in grado di continuare e il colpevole ha ricevuto una condanna a 16 settimane di carcere. E cosa mi annoia di più, e ho detto a Neil, per poi dire ai giocatori di andare a clapare, no, non è giusto. And I'm serious, they should be banned from now for every away game. Durante il nostro numero 7 anche il portiere è stato colpito, ma questa volta è stato il portiere a dare scandalo. 2007, Champions League e che partita! Il Celtic giocava in casa contro il Milan, la partita era sull'1-1 e stava per concludersi. Scott McDonald segna un gol in extremis, ma quello che accadde dopo fu bizzarro. All'altezza della spalla destra... Il tifoso del Celtic è entrato in campo e ha colpito leggermente alla spalla il portiere del Milan, Dida. Il brasiliano ha inizialmente cercato di rincorrere il tifoso, ma poi è crollato teatralmente prima di essere portato via in barella. Il
Le conseguenze? Dida è stato sospeso per 2 partite per il suo comportamento, il Celtic è stato multato di 25.000 sterline e l'invasore di campo è stato bandito dalle partite future. Che casino. E se vuoi vedere altri video come questo, iscriviti. Ti aiuta molto e di tanto in tanto regaliamo maglie ai nostri iscritti. Ora andiamo in Turchia, dove i tifosi si comportano spesso in modo esagerato. Ma durante la partita tra Trabzonspor e Fenerbahce le cose degenerano. Il Fenerbahce vinse la partita nell'aprile del 2024 con un gol in extremis all'87esimo minuto e festeggiò al centro del campo dopo la partita. E i tifosi del Trabzonspor non ne furono proprio felici. Incredibile. Non c'è da stupirsi che i giocatori siano corsi negli spogliatoi e per fortuna nessuno si è fatto male seriamente. Purtroppo non è stato così per la nostra top 3. Ma prima questo momento. Un tifoso entra in campo e minaccia i giocatori con un bastone, ma viene subito portato via dalla polizia. Ecco il nostro numero 4, finale di Conference League. Qui i tifosi inglesi hanno esagerato e hanno ferito un giocatore. Sullo 0-0 il giocatore della Fiorentina, Biraghi, è stato colpito da un bicchiere di birra durante un calcio d'angolo. Sanguinava e ha dovuto essere medicato, ma per fortuna è stato in grado di continuare. Ora parliamo di una situazione completamente assurda. Gli ottavi di finale della Coppa d'Olanda tra Amsterdam e Alkmaar. All'improvviso un tifoso dell'Ajax entra in campo e cerca di dare un calcio al portiere Esteban. Si difende e prende a calci l'aggressore mentre è a terra. E a questo punto scoppia il caos. L'arbitro ha dato a Esteban un cartellino rosso, così l'allenatore dell'Alkmaar ha ordinato ai suoi giocatori di lasciare il campo per protesta e la partita è stata interrotta. E cosa ha detto l'arbitro al riguardo? Volgens regels is dit een gewelddadige handeling door de doelman en zal ik hem de rode kaart moeten tonen. Vervolgens komt er veel commotie die ik natuurlijk begrijp, want ik begrijp dat de reactie van iedereen zal zijn van ja, waarom is het rood? Maar goed, dit is volgens de regels. Ik ben om de regels te hanteren. En goed, en zijn we het niet met de regels eens, ja, dan is dat voor later om dat te veranderen. Maar goed, ik kan niet anders dan de regels uitvoeren. E non è finita qui. Dopo la partita c'è stata una piccola rissa in strada tra gli hooligan dell'Ajax e la polizia. Anche il nostro prossimo tifoso ha fatto impazzire il portiere, ma in questo caso non è stato il tifoso ad attaccare il giocatore, è stato il contrario. Durante la partita tra Norvegia e Spagna, un invasore di campo è entrato in campo. Gli steward non sono riusciti a prenderlo, così il portiere Olsen ha preso in mano la situazione. No, però un placcaggio pulito e come se non bastasse anche sottratto per un attimo il cappello del tifoso e ha corso per il campo con quello sorridendo. E ora il nostro numero 1. Noi tifosi viviamo e respiriamo con la nostra squadra ogni giorno della partita. Quando vinciamo siamo felici, quando perdiamo siamo tristi. E quando la nostra squadra viene retrocessa, per alcuni è come se il mondo stesse per crollare. Giugno 2022. Il Saint-Étienne giocava contro l'Auxerre nei playoff. La perdente avrebbe giocato nella seconda divisione francese la stagione successiva. Si andò ai rigori. L'Auxerre segna il gol della vittoria, ma poi scoppia il caos. I tifosi del Saint-Étienne hanno preso d'assalto il campo e hanno attaccato i propri giocatori. Hanno anche sparato fuochi d'artificio verso gli spogliatoi e sugli spalti. C'est insupportable, c'est plus du sport, c'est on a passé toutes les limites ce soir. E se vuoi vedere dei giocatori che sono stati beccati ubriachi come Ronaldo? Allora guarda questo video.